Ce la Ciao a fai una tutti. lezione anche alla chat che qui dice che non si fanno i 2x1, i 3x1? Perché non riescono a fare gli scambi, sti Tutto si ragazzi? può fare nella vita, Oh, ragazzi. grazie. Basta metterci un po' di ossessione, un po' di passione, tutto arriva. Meno male, meno male. Senti, invece, quali sono i Giustissimo. nomi sul mercato che ti ossessionano più in vista di chi... Cioè, metti che tu devi fare l'asta adesso, cosa che non farai, ovviamente, però No, da chi no, no, saresti impossibile. ossessionato? Ma ce ne sono veramente molti, ma anche e soprattutto a livello di giocatori in entrata, per capire poi cosa succederà per chi rischia di perdere il posto. Vedo in tanti che ci stanno chiedendo di giocatori come Deulofeu, di altre situazioni, di chi comunque resta lì un po' nel limbo. A me Deulofeu, per esempio, fino in fondo spaventa. Non c'è niente oggi, ma come dicevamo già un paio di settimane fa, è uno di quei giocatori che fino all'ultimo va tenuto sotto controllo. Anche perché essendo spagnolo in un mercato come quello spagnolo, che adesso è completamente fermo ma si riscalderà più avanti, è uno dei giocatori pericolosi. Su Milinkovic si parla tanto all'estero di Manchester United, ma ad oggi a me non risulta che ci sia un'offerta. Si è parlato di United pronto a fare proposte, ma ora sono concentrati su Rabiot, non chiedetemi perché. E quindi sicuramente ci sono un po' di situazioni da monitorare fino in fondo, però ce ne sono veramente diverse. Per Rabiot oggi c'è stato un altro incontro, rispondo ad Alessio, tra insomma John Murtough, direttore del Manchester United, e la mamma di Rabiot, un incontro positivo, ancora non c'è accordo, però inizio settimana prossima può essere insomma il momento giusto per provare a chiudere. Come mai Rabiot, cioè lo O poi United? Paredes alla Juve, che è Ok. un'operazione interessante, perché la Juve ha un accordo con Paredes e vuole chiudere appena dopo aver venduto Rabiot. Come mai Rabiot allo United? Sinceramente, ragazzi, non penso che io abbia le stesse spiegazioni degli oltre 1.000 amici che ci stanno seguendo, cioè nessuna, nel senso che è incomprensibile, tutto allo United è incomprensibile, non oggi, da anni, e quindi si continua su questa strada. Io vedo lo United in una difficoltà clamorosa, come sono state Inter e Milan per tanti anni qui in Italia, cioè vedo proprio quella pagina sportiva lì e di conseguenza succedono cose inspiegabili, come sono successe a Inter e Milan e come sta succedendo allo United. Interessante, Arnautovic, Eriksen con tutto il bene che si può volere, Rabiot. Arnautovic, possiamo dirlo, Arnautovic era un'operazione che da quanto ho saputo era praticamente fatta. Cioè, il Manchester United era pronto a fare una seconda offerta e sarebbe stata praticamente irrinunciabile per il Bologna. Poi pensate che i tifosi del Manchester United hanno addirittura mandato delle mail al direttore dello United, una mail pubblica, inondato di mail, di insulti e cose varie, ed è saltata l'operazione. Però questo però Forse dimostra erano United Arnautovic. fantallenatori, erano fantallenatori, Esatto. l'avevano appena preso. No, però United Arnautovic dimostra come veramente tutto può accadere fino all'ultimo. Quindi occhio agli acquisti che fate, agli scambi che fate, perché poi il pericolo è dietro l'angolo, eh. Dumfries? Ma su Dumfries io direi che oggi Inzaghi è stato chiaro, ma in realtà tutta l'Inter è molto chiara da più di un mese, nonostante le abbiano venduto Skriniar sui giornali anche su Twitter per mesi, per vendere i giocatori ci vogliono gli accordi. Su Dumfries si è parlato tanto del Chelsea, ma è vero che piace tanto a Tuchel, ma oggi il Chelsea offerte non ne fa, il Chelsea è focalizzato su altre cose, sul difensore centrale, quindi secondo me Dumfries ha ottime chance di restare all'Inter. Anche perché, vi rivelo una cosa che non ho mai detto, da quello che mi risulta, Dumfries stesso, nonostante queste chiamate del Chelsea, un club importantissimo, così come lo United, nonostante ingaggi importanti, non ha tutta questa voglia, da quanto mi risulta, di andare via. Sta molto bene all'Inter e sa che giocare titolare per lui è fondamentale in ottica mondiale, un discorso che abbiamo fatto tante volte. Però Van Gaal ha terrorizzato tutti i giocatori olandesi col fatto che se andate via e non giocate, vedi Timber dell'Ajax che doveva andare allo United e non c'è andato, proprio perché insomma vuole andare al mondiale da protagonista. E lo stesso anche con Dumfries, quindi questo è un fattore che può un po' tranquillizzare chi ha preso Dumfries in queste settimane. Senti, Raspadori al mondiale non ci va, può andare a Napoli quindi serenamente. Ma io direi di sì, è un'operazione che continua ad essere in trattativa. Sono due club, forse i due peggiori, tra virgolette, club che possano incontrarsi in una trattativa, perché il Napoli è sempre molto cauto nelle negoziazioni, il Sassuolo è sempre molto attento a vendere al miglior modo. Quindi finché poi ti trovi un Inter, una Juve o un Milan che hanno certe velocità di fare operazioni, ma col Napoli, giustamente, secondo me il Napoli da questo punto di vista prova a strappare il miglior prezzo possibile. Quindi i tempi sono lunghi, sono stati lunghi e me l'aspettavo sinceramente. Però penso che ci siano ancora ottime possibilità, anche perché Raspadori vuole andare a Napoli e perché è un'ottima opportunità anche per il Sassuolo, che comunque ha già investito su Pinamonti, che, apro parentesi, mi piace tantissimo. Sì, io dicevo prima che è un po' un'assicurazione, cioè prendi la punta del Sassuolo, 10 gol deve farli a spinte. Cioè non è Sì, il terzo slot diverso, no? Che dici, oh,
magari fa 10 gol, è l'attaccante del Sassuolo, 10 gol deve farli, se non li fai proprio non lo contemplo. Malinowski, tanti, sono terrorizzati, Fabri. Vi dico una cosa al volo, prima di far partire Fabri, ecco, aggiungo che ha appena pubblicato su Instagram la moglie, gli hanno fatto tante domande sul Nottingham Forest e in generale la possibile cessione. Ha detto: Bergamo è casa nostra, ma la vita del calcio è troppo difficile, non dipende da noi, questo è inaspettato per noi così come per voi, i vostri messaggi mi spezzano il cuore, cioè parole che sembrano... strazianti da Dio, cioè sembra che la situazione è delineata, ragazzi. Malinowski vuole andare via, cioè io sento di dire questo, dico quello che mi risulta, poi da quello che so Malinowski vuole andare via e vuole provare un'altra esperienza. Vedremo se sarà in Italia, perché poi ovviamente vedo che tanti chiedono ma in Italia o all'estero. Sinceramente io non vedo chi possa prenderlo in Italia, lo spero, lo speriamo tutti, però un tipo di giocatore molto limitato dal punto di vista tattico nel senso positivo del termine. Io sono innamorato, siamo innamorati di Malinowski, ma non è un giocatore che puoi mettere ovunque, cioè è tosta inserirlo in un sistema, quindi non è facile trovare la sistemazione giusta. Speriamo che arrivi qualcosa in Italia. Da quello che so Malinowski non ha ancora un accordo con nessun club, ma stanno cercando possibilità sia in Italia che all'estero, quindi si è parlato di Nottingham Forest, ma Nottingham Forest sta trattando 300 giocatori al giorno, quindi cioè veramente hanno tante possibilità, stanno discutendo di tanti altri club, quindi la situazione Malinowski è aperta, ma Malinowski da quanto mi risulta vuole andare via, cioè è stato molto chiaro, e come diceva Guglie queste parole della moglie poi sono una conferma anche un po' triste, visto come si sta chiudendo questa pagina. Poi per vendere i giocatori, come diciamo sempre, bisogna trovare gli accordi, quindi prima di dire fatta così, vediamo dove va, chi paga i soldi giusti all'Atalanta e tutto il resto. Aggiungo per chiudere su Malinowski che magari una porticina, teniamola sempre aperta, perché sappiamo quante volte c'è stata tensione all'Atalanta, no? Tra Gasperini e tanti giocatori in questi anni, e poi sono riusciti in certi casi a ricomporre, in certi altri no, come col Papu Gomez. Quindi vediamo come evolve, ma ad oggi, da quello che so, Malinowski vuole andare via. Ma in Italia veramente forse solo il Milan prima di Kettler poteva avere un posticino per Malinowski nell'impianto di gioco, cioè se no veramente effettivamente non mi viene in mente una squadra opposta. Sono d'accordo, c'è cioè, chi lo vuole scambiare per Berardi, nonostante sia assurdo perché per me Malinowski gioca ovunque, ma dalle prime tre in giù. Scambio Malinowski per Bajrami e Lukic. Luca, sinceramente io oggi mi prendo Bajrami e Lukic perché su Malinowski ho più che qualche sentore, cioè ho proprio certezza che la situazione sia pesante. Poi è chiaro che comunque c'è una parte di percentuale che va tenuta sull'Atalanta, perché magari domani c'è una telefonata di Gasperini e si risolve tutto, però ad oggi, a stasera, la situazione è questa, e quindi io prenderei Bajrami e Lukic, che tra l'altro sono due ottimi giocatori. Io l'avrei presi anche prima, al di là forse lo sai. Sì, ci sta. Viene accoppiata. Senti, vuoi chiudere un po' sull'Atalanta? Perché insomma Gasperini sembra volerci dire, da quando parla, tipo occhio che la mia squadra fra tre settimane è un'altra. E ovviamente per chi fa il fantacalcio, magari che ha iniziato a fare l'asta adesso, dice ma come? Quanti diversi se ne trovi? Sì, ma secondo me ce ne saranno diversi di novità, diverse novità su Atalanta. Insomma, intorno a tre acquisti possono diventare anche quattro, ma io mi aspetto diverse cose dall'Atalanta. Sugli esterni soprattutto, cioè per me è assurdo che, cioè io sono con Gasperini per questa volta, cioè è assurdo che ci si ripresenti con comunque dei giocatori che hanno dimostrato di essere un po' a fine corsa, con tutto il raffetto, ma giocatori come Atebur, poi auguriamo il meglio, però ad oggi hanno dimostrato negli ultimi anni di essere un po' rimasti indietro rispetto al progresso dell'Atalanta. Quindi mi aspetto almeno uno, se non due esterni. Vediamo, a centrocampo va rimpiazzato Freuler in maniera importante per l'importanza appunto che ha avuto in questi anni. Vediamo che succede sugli attaccanti, però l'Atalanta vuole la Pinamonti, quindi qualcosa andrà fatto poi anche in attacco. Quindi secondo me sarà un'Atalanta abbastanza impegnata, ecco, nelle prossime settimane. E poi con questa cosa di Malinowski, è andato via Miranchuk, ci sono un po' di cose da risolvere adesso anche sulla tre quarti. Insomma, secondo me va fatta un po' di chiarezza. A me preoccupa un po' la situazione Atalanta, sinceramente, oggi. Poi, come dicevi, tra tre settimane magari parliamo di un'altra squadra, di un altro entusiasmo, magari vince a Genova e già cambia il feeling. Mercato Milan, ci sono novità? No, non particolarmente ad oggi. Arriverà un centrocampista, sicuramente, quindi Milan su quello sta continuando a lavorare. Però vuole cogliere un'opportunità il Milan, vuole fare un'operazione intelligente, e direi che questo tipo di politica ha già pagato a gennaio, quando Botman era l'obiettivo numero uno e il Milan non si è fatto prendere dal panico, non ha buttato soldi su altri giocatori. Io pensavo fosse un errore, sinceramente, all'epoca, cioè dico quello che penso, dicevo io avrei preso un centrale, invece si sono fidati di Kalulu e hanno fatto una grande scelta, per cui adesso vogliono cogliere un'opportunità, un giocatore giovane, un giocatore che può rappresentare l'opportunità giusta, quindi
Per ora no, ma secondo, sicuramente un centrocampista arriverà. Tramontato Ziyech come opzione? Ad oggi in stand-by, poi vediamo. Ad oggi in stand-by totale, cioè non ci sono più stati contatti. Però io la terrei sempre lì, il discorso Ziyech in generale, perché è un giocatore che vuole andare via, su cui Tuchel non punta più. E il Chelsea ha dimostrato quest'estate di poi essere aperto alle cessioni, quindi decisamente aperto alle cessioni. Quindi la terrei comunque, insomma, in discussione, ma ad oggi in stand-by totale. Allo United lo diamo. Tanto. Possibile. Ma... Corra più. Ragazzi. Ma Muriel, su questo, Muriel, se dovesse andare via, c'è la possibilità che rimanga in Italia? Perché stiamo vedendo, fantacalcisticamente parlando, che attualmente Muriel te lo tirano dietro al fantacalcio. Te lo tirano dietro. Che secondo me, diciamo anche con Ale, a 20, 25, 30 crediti su 500, uno se lo prende anche. Poi, male che va via. Sì, con questo ragionamento ci sta. È una situazione da tenere sotto controllo. Perché la Juve ha offerto davvero questa operazione Ken Muriel nei giorni scorsi, ma non ci sono stati progressi, cioè è stato un discorso durato poco, anche perché la Juve è concentrata su Depay, che sta proseguendo bene tra l'altro, e secondo me, apro, chiudo parentesi anche qui, ma prendere Depay a zero, da riserva tra virgolette, ma è proprio champagne, il giocatore è fantastico, può giocare in più posizioni, qualità pura, anzi secondo me giocherà proprio tanto Depay alla Juve se dovesse arrivarci, ma questo poi vediamo nei prossimi giorni. Sì, martedì Muriel. Sì, martedì tra l'altro potrebbe essere già arrivato. Infatti. Perché i contatti stanno andando avanti bene. Per Muriel vediamo, ad oggi resta l'Atalanta. Però è una di quelle situazioni dove stare attenti, dove può arrivare una squadra con un'offerta importante e cambiare lo scenario. Quindi sì, sinceramente io una scommessina a condizioni interessanti la farei, non oltre, cioè non bisogna esagerare. Porta Napoli ce la faremo a conoscerla? Guarda, proprio pochi minuti fa stavo chiedendo... Di Keylor Navas e mi dicono che si sta continuando a trattare, ma ancora non si è sbloccata Keylor, quindi sia Keylor che Fabian Ruiz, per cui vediamo un po', ma su Fabian io sono sicuro che andrà al PSG, su Keylor dipende perché sono due trattative staccate, però chiaramente l'investimento del PSG dipende da quanto il Napoli pagherebbe per Keylor, quindi vediamo un po' come si incastra, speriamo, perché secondo me Keylor Navas sarebbe un grandissimo acquisto per il Fanta, per il Napoli, perché lui ha una voglia devastante di riscatto, insomma, dopo essere stato messo da parte, quindi speriamo sia Keylor, secondo me anche per il Napoli tre spanne sopra Kepa. Beh, e quanto metti su Meret se fai l'asta stasera? Non metto niente, sinceramente, ragazzi, mi dico la verità, no. Ma mi dispiace perché è veramente un bravo ragazzo e tutto il resto, però secondo me è paradossale iniziare un campionato così, cioè con un portiere che non sai che cosa succederà, cosa farà, quindi quello... È un peccato, secondo me è sempre stata una situazione pericolosa quella dei portieri del Napoli da anni, quindi quest'anno non plus ultra, quindi io aspetterei su Meret, cercherei ragazzi di provare a prendere tutt'altro. Ok, quindi mi tengo i soldi, aspetto portiere Napoli, è una strategia? Ci può stare, secondo me ci può stare come strategia. Dici nessuno ti va a fare la guerra per un portiere poi a settembre? Questo dipende, eh? Dipende sempre chi c'è seduto di fronte a te. C'è chi ha già pronti. Io 40... le guerre sui portieri le faccio sempre, eh? Cioè, per cui non... Svincoli per andare a fare la guerra sul portiere? No, sì, a chiamare i secondi, queste cose qui. Ah, okay. Se arriva Di Paio, ho già 40 milioni pronti, vice De Vrij, si sa qualcosa. No, arriverà il difensore all'Inter, per il momento ci sono più nomi in considerazione, però l'Inter sta prendendo il suo tempo, ecco, non è un'urgenza, arriverà, quindi per adesso bisogna aspettare un po', però. Akanji del Borussia Dortmund a tempo un nome, Acerbi mi sembra più una soluzione dell'ultimo minuto che non una priorità per l'Inter, ci sono più possibilità, ma terrei la situazione aperta perché l'Inter sta valutando anche delle cose all'estero, quindi con calma, ecco. Ma Acerbi è un'alternativa da ritrovare al fantacalcio o è il prossimo in MLS a breve? Io sinceramente non procederei, neanche se dovesse andare all'Inter, cioè secondo me comunque sarebbe De Vrij il titolare dell'Inter. No, ma al di là di Inter magari un'altra posizione altrove. Bella domanda, ma al momento si sta trovando veramente difficoltà a trovare l'incastro giusto, quindi... Per adesso, ragazzi, io non andrei oltre il classico credito e poi vediamo, perché purtroppo è diventata una situazione difficile, nonostante sia stato un totem del fantacalcio per 10 anni. Pinamonti ha detto ti piace, lui o Arnautovic in generale e in questa giornata?
Allora, bella domanda. Io metterei comunque, cioè, punterei comunque più su Pinamonti che su Arnautovic, perché secondo me Arnautovic rischia di essere comunque un'operazione più pericolosa. Non so Gugli come la vede in generale, però per questa giornata magari mi può tentare più Arnautovic, però sul Certo. lungo termine io prendo Pinamonti. Zaniolo Per cosa? Zaniolo l'avevamo Secondo venduto un me in mese e mezzo generale. fa, anche lui, l'avevano venduto Secondo su me lui è Twitter e sui rimasto un mese e giornali mezzo fa. l'avevano venduto. L'avevano venduto tutti, poi però bisogna trattare con la Roma, come dicevamo qui, prima di venderle i giocatori. E per il momento la Roma continua a rifiutare le proposte, anche gli approcci, perché al momento si è parlato tanto di Tottenham, ma da quello che mi risulta il Tottenham non ha fatto un'offerta ufficiale per Zaniolo. Ha chiacchierato con la Roma, ma Fabio Paratici lavora così da 20 anni, chiacchiera con tanti club e cerca soluzioni ovunque. Chiacchiera in senso positivo, dico, chiaramente, nel senso di cercare di costruire qualcosa, ma ad oggi con la Roma non c'è un accordo. Quindi Zaniolo per il momento resta una situazione tranquilla e con Mourinho che sta provando a proteggerlo in tutti i modi. Poi se dovesse arrivare un'offerta importante, ma importante non significa 20 milioni, non significano contropartite non all'altezza, in quel caso per la Roma può diventare una soluzione. Casadei Sassuolo. Io penso che Casadei non lo vedremo in Serie A. Ok. E penso che lo vedranno in Premier League. Cioè, beh, credo che il Chelsea abbia più chance di tutti, da quanto mi dicono. Il Nizza sta provando con la recompra, ma il Chelsea sta spingendo veramente tanto. Che a questo punto è un grosso Purtroppo, peccato, fammi guarda. dire, perché. Esatto. Esatto. Sarebbe veramente un gran peccato. Speriamo che magari il Sassuolo riesca a fare questo miracolo di tenerlo in Serie A, perché comunque lottare col Chelsea è tosta, eh. Cioè, Carney dell'Aston Villa che voleva il Milan a centrocampo, che sarebbe stato un gran colpo. Il Milan aveva offerto 5 milioni di pound, più 5 di bonus facili e più 5 di bonus difficili, che era un'ottima offerta per un 2003, cioè sono 15 milioni di pound che aveva offerto il Milan. Il Chelsea in un pomeriggio, cioè Milan era ottimista a un certo punto, poi il Chelsea in un pomeriggio ha messo sul piatto 20 milioni di pound garantiti più 3 di bonus. Capite che per un 2003 che difficilmente troverà spazio subito, anche Casadei è un 2003, quindi stanno facendo proprio una politica dove è difficile per i club italiani in generale resistere. Col Chelsea ovviamente non penso che ci sarebbe recompra, quindi ci sarebbe il rischio di perdere questo ragazzo a livello italiano e Inter a lungo termine. Facciamo i bit, quelli che sono arrivati. C'era Rosso Sì, Pastrosso, mi sa. 6 mesi. che dice, sicuro, no, forse anche quello prima. Ah, Sì. no, quello prima l'hanno fatto. Rosso dice: quest'anno tra i soliti Fanta ne faccio uno a 6. È simile a un Fanta 8 oppure va giocato in modo diverso? Ma vabbè, è abbastanza simile a quello 8, però chiaramente essendoci due in meno. Si va ancora più con picchi, no, simile nel senso che secondo me le due famiglie sono un po' 6 e 8 e 10 e 12. Io Quindi, l'idea del 8-10 sono più simili di 6 e 12, che sono due cose molto diverse. no, 6 semplicemente, cioè anche a 8 hai gli ultimi slot, soprattutto se hai base d'asta a 1. Che puoi pescare benissimo, Sicuramente. a 6 ancora meglio, quindi ovviamente si pagano molto di più i big e quindi tenerti ancora più soldi per l'attacco perché ci saranno dei picchi clamorosi per i vari Immobile, Lukaku, Vlahovic, eccetera. Perché tanto uno dice poi quelli a 1 li trovo, cioè a 6 rimangono poi svincolati dei giocatori anche forti. Lamposi. Francesco dice solo siete grandissimi, si rinizia e Biaka al 92. Abbonato 6 mesi, una considerazione su attaccanti, asta 8, busta chiusa, 500 crediti, Osimhen, Lautaro, Zapata, Correa, Boateng, dite che sono favorito per vincerlo. Quindi a 8 hai Osimhen, Lautaro, Zapata. Tanta roba. Se non c'erano Correa e Boateng. Un altro che gioca, magari. Ci sta. Consigli, ciao, chi schierare per la prima? Due tra Lazzari, Karsdorp, Scalvini, Tomori, uno fra Strefezza, McKennie, Anghissà. Ma io Tomori lo metterei, tra l'altro Tomori stasera firma il rinnovo col Mm. Milan, giusto per dare una bella notizia, io lo metterei proprio tutta la vita. L'altro secondo me ci può stare Karsdorp, ma a me piace particolarmente, E bella poi partita uno poi. se... E poi tra Sterfezza e McKennie, chissà. Ma io proverei McKennie coprendomi. Anch'io. Tanto ci sono anche sugli infortuni, discorso simile al mercato. C'è cioè, giocatori come McKennie, Zappacosta, per chi ha fatto, e l'abbiamo visto nelle rose, chi ha fatto l'asta a inizio agosto andavano via a prezzi molto più bassi. Invece poi adesso già
tornano in anticipo, comunque poi sugli infortunati cioè, va anche un po' a fortuna, cioè, magari becchi quello che torna settimana prima oppure quello che sta fuori 3 mesi, però sono comunque dei tipi di scommesse anche qui per chi fa l'asta in anticipo. Visto che l'atmosfera più pesante è stata quella su Malinowski a livello fantacalcistico, chiudiamo così con Vale che dice: consigli, se Malinowski se ne va, chi prendere ad oggi per sostituirlo tra Kostic, Miranchuk e Vlasic? Dice Fanta 10, ho già l'altro trequartista del Toro. No. Kostic, sì. Sereno, serenissimo. Martedì quante ne vediamo? Voi non avete, attenzione, non siete già in calcio perché... voi siete ancora superiori nell'iperuranio esatto. della serenità. Va bene, allora ci vediamo martedì. Serenità, però noi siamo di quella categoria che ogni gol che ci sarà, ah no, questo qui lo volevo comprare, ah no, mi si alza il prezzo, no. Sarà un weekend così, cioè sarà 50% di pianto per chi perde davvero, 50% di chi dice ah no, lo volevo comprare. Vero. Vediamo quante allora martedì, quante sorprese vi avranno rovinato e quanti calciatori che eravate già puntati non riuscirete più a prendere a uno o due crediti. Ti chiedono anche del rinnovo Leao, così al volo, al volo. Non adesso, credo, ragazzi. Cioè, Milan ci sta continuando a lavorare da tempo, ma ancora siamo insomma in discussione, ecco, non siamo ancora alla fine. Il rinnovo di Tomori è una notizia importante, secondo me è un po' sottovalutata in questi giorni a livello nazionale, ma uno dei migliori difensori al mondo, a mio modo di vedere, è veramente un fenomeno, acquisto straordinario del Milan, ma soprattutto in un mercato dove tutti cercano difensori centrali, cioè il Chelsea sta spendendo cifre folli alla ricerca di difensori centrali, il Manchester United ha speso 64 milioni di euro per Lisandro Martinez, ma secondo me Tomori fa uno sport diverso, cioè c'è un mercato dove tutti vogliono difensori, blindare Tomori è una notizia, secondo me, come lo sarebbe per l'Inter tenere Skriniar, cioè De Ligt è andato via a 80 milioni, è un mercato di difensori, tenere questi qui è comunque vale un acquisto, davvero. Grazie Gugli e grazie Fabri ciao a tutti. Dell'appunto della notizia, ci vediamo martedì e immagino che Fabri avrà tanto di cui parlarci in realtà per tutto il mese. Tante cose. Sì. Ciao, buona prima giornata di Fantacalcio, ragazzi. Bocca al lupo. Ciao.